Dio è morto, un libro che si presenta oggi qui alla chiesa del villaggio Peruzzo, che voi avete organizzato, un evento che prevede anche la partecipazione e le domande di diverse personalità della cultura agrigentina. Sì, noi abbiamo l'onore di presentare un'altra pubblicazione di Don Vincenzo Arnone. In questi anni abbiamo sempre presentato una sua pubblicazione e diciamo che anche quest'anno iniziamo il periodo estivo, cioè autunnale, perché ormai l'estate è finita, proprio con questa pubblicazione. Il titolo fa proprio già capire l'argomento, che è molto interessante, il travaglio interiore di ciascuno di noi a volte in merito alla presenza di Dio. Io do la parola subito al nostro autore, perché è lui che realmente potrà ancora meglio focalizzare l'interesse per questa tematica. Ecco, qual è il messaggio che si lancia attraverso la lettura di questo libro e che oggi lei ne vorrà parlare alla presenza di una platea qualificata e di interlocutori del mondo letterario agrigentino? Ma io anzitutto ringrazio la Dante Alighieri di Agrigento per l'organizzazione di questa presentazione e anche la parrocchia del villaggio Peruzzo, e poi vedo che c'è parecchia gente, quindi questo significa che è stata fatta una pubblicità e anche c'è da parte del pubblico l'interesse. Il mio libro Dio è morto, ecco, l'editore Tau di Todi vuole proporre così delle considerazioni a livello teologico, filosofico, letterario e anche umano di ciò che riguarda il rapporto con Dio. Dio è morto oppure no? È proprio, ecco, un interrogativo profondo che inquieta tutti, interessa tutti. Io mi auguro che veramente possa essere una bella serata, come prevedo, e che la lettura del libro possa essere interessante per tutti noi, ecco, per stare a contatto con questa problematica molto bella. È un libro coraggioso, perché già dal titolo, se non ci fosse quel punto esclamativo, rasenterebbe l'eresia. Ci sono delle riflessioni molto profonde che comunque percorrono un arco temporale lunghissimo, nel quale questa morte di Dio viene vista a livello teologico, a livello filosofico, a livello letterario e comunque anche in relazione con la percezione che di questa morte di Dio ha la società. Credo che sia veramente una bellissima opera letteraria sulla quale riflettere, perché piena di domande e anche piena di risposte. Enzo, un libro, ecco, perché leggere questo libro? È un libro Dio è morto, un punto interrogativo che ci lascia inquietante, un punto interrogativo che racchiude l'inquietudine dell'uomo del Novecento. E qui Don Vincenzo Arnone, docente, sacerdote impegnato nel mondo della cultura, passa in rassegna tutti i più grandi autori, filosofi, letterati, scrittori che hanno affrontato il problema di Dio. Dio è morto e quale conseguenza per la società di oggi? Ovviamente poi Don Arnone conclude questo libro con una speranza, perché se Dio muore, come insegna Nietzsche, tutto crolla, l'uomo crolla perché non ha più valori. Anche il mondo della scuola è presente a questa iniziativa. Sì, oggi nella presentazione di questo testo di Don Vincenzo Arnone sono stato onorato di questo invito e approfondiremo, parleremo di una problematica, se così vuol dire, molto complessa, che coinvolge tutto, anche i giovani, quindi cercheremo di capire meglio quali sono i pensieri dei nostri ragazzi.